Gentili telespettatori, ci troviamo a Taranto in via Calabria. Beh, vogliamo farvi vedere l'ennesimo scempio. Parliamo di marciapiedi in stato di assoluta decozione. Qui vicino c'è una bella, un piccolo polmone di verde, ci sono delle aiuole e a fianco di queste aiuole dei marciapiedi che sembrano veramente Baghdad sotto i bombardamenti, Baghdad dell'epoca. Beh, indubbiamente ci sono le radici degli alberi, però sta di fatto che l'intero marciapiede non è mai stato rifatto. Si è proceduto così per tamponare l'emergenza, per mettere un po' di asfalto e poi, come si vede chiaramente dalle immagini, ci sono proprio delle mattonelle completamente inesistenti, sono cioè saltate queste mattonelle. L'amministrazione comunale, come al solito, non interviene. Io mi rivolgo all'assessore Lonoce, assessore ai lavori pubblici, vice sindaco di Taranto. Se l'amministrazione comunale parla di priorità, questa non è una priorità? Ma sapete quante persone sono cadute e hanno riportato dei danni fisici seri, danni testimoniati, certificati da visite mediche al pronto soccorso? Ci rendiamo conto che se un cittadino qui cade, un anziano cade e si rompe il femore, è la fine per quest'anziano, per qualsiasi cittadino, e poi il comune deve risarcire i danni. L'amministrazione comunale parla di priorità delle strade, ma ci si dimentica di via Calabria. E Cristo si è fermato a Eboli e l'assessore Lonuce non si è fermato evidentemente in via Calabria. Una situazione veramente incredibile, se è proprio il caso di dire, è la realtà che supera l'immaginazione. Poveri cittadini che abitano qui.